Ciao a tutti amici del branco del genere, io sono Nawa, benvenuti nel terzo habitat di questa serie, che è il quarto episodio, quinto se contiamo il trailer, e siamo qui per costruire l'habitat dei Fennec. Appena arriveranno anche Domedari e Adder, prendiamo anche loro, magari insieme, sarebbe bello. E nulla, facciamo l'habitat dei Fennec, mi raccomando i consigli sempre ben accetti, iscrivetevi al canale cercando di arrivare ai 1900 iscritti entro l'estate, e like, iscrizione e commento, e andiamo a costruire. Eccoci qua. Dagli amici Oritero Pie Suricati, visto che l'habitat tutto sommato vi è piaciuto, quindi sono contento, e direi di fare qui l'habitat dei Fennec, tanto è abbastanza grande. La stalletta direi di farla qui, in modo che non ostruisca per altri habitat. Un po' già un po' grandina, però vabbè, considerato che la prima metà la uso solo per i keeper, quindi dovrebbe andare bene. Il tetto lo facciamo di paglia. Allora, il Fennec so che si può mixare sia col suricato che col facocero e forse anche con l'orittero, ma mi piace di più da solo. Questa è la stalla, ora andiamo a tracciare il perimetro del recinto, dopodiché la ricopriremo con la roccia. Ho tracciato il perimetro dell'habitat, ora direi di decorarlo un po' con del legno. Ho guardato un po' tra le robe del Nord Africa, sì, ci sono questi pilastri qua che sono abbastanza carini. Ne metterei giusto qualcuno e non tutti, se no dopo un po' secondo me stufano a metterli su tutti, se no. Adesso devono imparare, cioè, per me devono fare un aggiornamento nuovo per fissare che decidi tu da che lato mettere la parte oscurata. Se no, così tutte le volte è un casino. Ah, quasi secondo me ci vorrebbe un'uscita per i keeper. Se no, poi dopo, poi è un problema perché non riescono a raggiungere l'habitat e a pulire gli escrementi e tutte le altre, riempire le ciotole. Legno, vediamo, legno, 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 legno. Allora, adesso faccio tutto il contorno col legno e poi ci vediamo.
Poi so che c'è chi vuole il leone all'interno dello zoo, però ragazzi, i leoni di Planet Zoo. Sono bruttissimi. Noi leoni non siamo poi così Ah. Scusa, Scar, non volevo offenderti. A monte il fatto che ho offeso Scar, direi che poteva andare decisamente peggio. Qua penso di fare qualcosa comunque, qualcosa di metterci, comunque tutto era un po' troppo. Vediamo un attimino, allora, più tutto sulla zoopedia, quanti fennec posso tenere. Ok, posso tenerne fino a 10. Quindi io direi che due coppie vadano più che bene. Beh, già così lo zoo pian piano sta prendendo forma. E qua c'è tutto lo spazio per la monorotaia, comunque la farò rialzata un minimo, oppure qualcosa faremo. A meno che qua non metta gli orici. Non so se, ma penso che gli orici, vabbè, dato che la savana si estenderà tipo qua, la giungla qua, cioè, ciao, ce ne vorrà di spazio. Penso che gli orici di metterli tipo una roba qui, tipo, proprio di fianco alla monorotaia che passerà di qua. Infatti che non so se la monorotaia metterla anche qua. Vabbè, voi continuate a votare, mi raccomando. Qui potrei mettere un piccolo bar, qualcosa. Che mangi, intanto c'è in parte i fennec. Dopo sistemiamo, e dopo un bar lo metto. Qua qual è il problema? È stato chiuso, lo so. Vediamo un attimino come ricoprire qua la stalla perché così non mi piace. Poi non so come farò per gli altri continenti a fare le divisioni perché di asiatico del deserto c'è solo il cammello. Quindi, boh, vedremo. Ragazzi, sono stupido. Ho costruito l'habitat, ho messo le piante, ho messo le rocce. Stavo dicendo, ragazzi, guardate che bello. Non avevo salvato registrazione. Ho la testa che è una noce di cocco. Mi sa che il cervello non ce l'ho nemmeno. Sono stato 3 quarti d'ora a parlare di porte portanti che portano porte mentre i fennec portano portinai mentre portano porte portanti. Ma è andato perso tutto l'habitat. Io cosa faccio? Lo rifaccio. Perché comunque mi sembra sbagliato non farvi vedere che l'ho costruito io. E ho detto magari poi pensano che non sono stato io, magari che qui, magari che là. Non si sa mai, quindi rifacciamo. Allora, intanto apprezzo che i keeper gli hanno messo giù la carne senza ciotole, perché sennò sarebbero morti di fame. Intanto ho sistemato pure la stalla. Questa questione qua delle porte, qua metterò un capanno così. Nulla, qua ho messo l'acqua, l'ho messa così a mezzaluna, almeno è un po' più particolare rispetto a... Diciamo che neanche farla, come avete detto voi, non farle tutte rotonde, effettivamente è vero. Avevo fatto un ponte qua in mezzo, adesso lo rifaccio con le rocce. Solo che l'avevo fatto così. Invece potrei farlo così, adesso vediamo, eh. Cioè, se non vi preoccupate, non parlo tutto il resto del video come col così col, avrei fatto, avevo fatto, però rifaccio. Vabbè, cerco di rifarlo uguale. Comunque mi piaceva come era venuto, eh. Che c'è da litigare, mo? Vabbè. Dai, che tra meno di un mesetto andiamo anche nella savana. Sì, ragazzi, penso di portare uno o due episodi a settimana, così almeno... No, meno di un mesetto. Almeno così ci dura la serie, però voglio farne più di una insieme. Tipo una settimana faccio, per dire, il lunedì faccio la sandbox, il martedì faccio la sfida, il mercoledì faccio l'altra modalità con la carriera. Poi, ragazzi, vedete che una settimana i video sono meno, è perché sono stanchissimo col lavoro che faccio, veramente sto scoppiando, quindi è per quello. Non perché non li voglio fare, anzi, ciao, ci mancherebbe ne fare anche 10 video a settimana potendo.
però non si può, quindi si fa quel che si può, ragazzi miei. Non, vabbè, qua c'è l'erbetta, l'ho lasciata, non è che ci voglia tanto rimetterla, rifarla. Qua facciamo una piccola sorgente che secondo me può starci anche bene. Ora, l'idea di usare solo un bioma per ogni habitat è buona, a meno che non si tratta di che sono compatibili, cioè che si assomigliano come piante, perché simili, cioè che comunque sia una pianta che sta bene sia nella savana che nella giungla, non ci sta male. Poi, avendo messo qua un po' di erbetta, perché comunque sia una fonte d'acqua, beh, così in mezzo alle rocce è carina, dai. Poi tra le rocce possiamo metterci qualche ciuffo d'erba. Essendo vicino a una sorgente, potremmo usare anche quella verde qua. Tanto riusciranno a bere, no? Beh, direi che non è malaccio. Altro cespuglio qua. Prepariamo i sassolini come consueta abitudine. Meno magari vi insegno anche qualcosa, magari, cioè che anch'io ci ho messo un po' a capire come andava fatta sta cosa qua con i sassolini. Dicevo, studiamo come fate, come fate, come fate. Ho detto, guardiamo un tutorial. Dai tutorial si può imparare molto, secondo me. Così. Ok, dotazioni. Metterei giusto un paio di questi qua, qui vicino. Giusto un paio. Non voglio esagerare. Essendo acqua, producono acqua, li metterei qua vicino alla ponte. Questo lo metterei qui nascosto tra le rocce. Bello il tronco. Una persona mi ha detto che ha fatto sto mega tronco come passaggio, ma non ho capito, gli ho chiesto di spiegarmi come fare, me l'ha spiegato, non ci ho capito nulla, ma perché sono stupido io, non perché non sa spiegare lui, cioè... devo trovare un tutorial per imparare a fare anche i tronchi enormi, attraversabili, con la tigre volante gigante. E cerco di non metterne troppi. Poi nella stalla... mettiamo un po' di cemento, perché sennò è troppo triste, cioè mi sembra fatta in qualche modo così campata lì. Raga, fate finta di niente. Però fuori non mi convince, vabbè, di sto lato vabbè, ci sono i keeper, c'è lo staff, magari copriamo un po' con delle rocce, con qualche pianta. Però dal lato dei visitatori non mi fa impazzire il, come si chiama, il cemento che io ho messo, ma mi sa che ci sta meglio il gesso qua, vabbè, copriamo un po'. Anche solo un pochettino, con le rocce, con le piante. Così mancano solo orice e
Penso che metterò i pinguini sudafricani almeno. Almeno così. Diciamo, gli faccio la spiaggetta e via. Allora, Fennec, sì, l'elefante è quella nuova nella savana. Fennec, vabbè, sta qua. Il ghepardo pure lo preferisco nella savana. Striata l'ho messa. L'icaone è più da savana, farei in mezzo lui. Lorice, sì, questo verrà nella savana, questo qua nel deserto. Struzzi forse ne metto una coppia con gli orici, ma ne metto una coppia anche con le giraffe. Suricato l'ho messo. Springbok lo vedo più nella savana. Quindi in teoria mi mancano solo lui e lui ed eventualmente lui. Va bene, ok, stiamo messi benino. Come lo facciamo il nostro bar, in tema africano? Amici, scusate, ma la webcam è saltata e ho dovuto ridoppiare. Allora, in sostanza l'idea è di fare la struttura dentro con due o tre posti per ordinare il cibo, fare una finestra per vedere fuori e mettere i tavolini. Il fatto è che non mi piaceva troppo al chiuso, allora ho deciso di mettere il pavimento e di lasciare come libero il terzo muro, quello sul lato degli animali, dei Fennec, e per il resto di decorarlo con un tetto piatto, essendo che comunque sia si usa, non tutti i tetti sono spioventi, anzi, e secondo me è uno stile abbastanza carino. E nulla, metterò le varie decorazioni, il pavimento, e ci vediamo tra un momentino, non appena questa struttura sarà finita. Dopodiché la decoriamo e poi, dopo aver fatto vedere gli animali, vi farò fare, diciamo, un giro anche di questo piccolo bar. Io direi che per ora possiamo concludere qua. Ci ho messo una mattina intera a fare sto habitat e sta struttura qui. Io direi che non è malaccio, dai, ho fatto habitat ben peggiori. Ci vediamo molto presto, non va a stare tutto. Ciao, vi lascio le foto dei Fennec prima.